Ciao ragazzi, oggi parleremo dei pistoni per la canna 11, perlomeno è quello che uso io. I pistoni sono uguali, sono due pistoni della stessa marca. Cioè, questo è tutto originale e questo è quello che modifico io. Allora, vediamo un po' quando entra dentro la pressione che incontra. Ecco qua. Va molto più duro rispetto a questo che faccio io. Io gli metto un o-ring più sottile e una guarnizione più stretta, ma entra più facilmente. In questo modo avremo un carinamento più facile e allo stesso modo nel momento dello sparo il pistone incontra meno resistenza nella canna. Da premettere che adesso la canna è a secco, per cui entra con una facilità quello che ho modificato io. Invece questo ci mette un po' più forza, ma si vede già anche con le mani, no? Che scorre, dove si può, ma. E questo è quello originale. Parliamo sempre di una canna a secco, per cui quello che faccio io è o trovare un o-ring più sottile, di spessore, anche se più stretto di quello originale non fa niente, è abbastanza elastico, si riesce a mettere, o altrimenti alla gola dove va l'o-ring togliere qualche decimo, meno di un millimetro, anche decimo pure, dipende, bisogna fare delle prove, io le faccio al tornio, però volendo, se chi non ha il tornio può trovare un o-ring più ridotto che ci sono in commercio. E le gonnelline, io uso queste qui, che sono molto migliori di queste, perché queste non hanno quella sbavatura. Queste sì, però a volte le taglio in questo modo qua, le taglio in modo, ecco qua, questo è quello che ho modificato io, l'ho tagliato. Invece questo, guardate, fa più pressione, ma questo è ancora meglio. Cosa io questo non riesce, io questo va facilmente. Secondo me è migliore questo, perché non mi serve a me che tenga di tenuta per l'aria, perché come tenuta c'è già questo. A me questo mi serve giusto come centratore, che il pistone nella canna non faccia questo gioco qui, che stia preciso, orizzontale, che non si inclina né sotto né sopra.
Grazie della visione, ragazzi. Iscrivetevi e non perdere gli altri video se siete interessati. Grazie ancora.